stasera siamo con Lello Ferraro, palleggiatore della Raffaella Lamezia. Lello, allora, come partita vittoria netta 3-0, penso che non ci siano, no, non ci sia nulla da commentare, nel senso, questa sera una Raffaella impeccabile. Sì, siamo stati perfetti sotto tutti i punti di vista. Sapevamo della qualità del Modica, soprattutto di alcuni giocatori, vedi di Pasquale, però fortunatamente noi siamo stati bravi e perfetti nella maggior parte dei fondamentali. Per fortuna abbiamo vinto 3-0, quindi abbiamo portato a casa questi 3 punti importantissimi per noi e per la classifica. Lello, una prestazione brillante la tua che conferma questo tuo splendido stato di forma, visto che vieni da una serie di partite, insomma, fatte, giocate ad altissimo, ad alto livello, possiamo dirlo. Sì, io ci tengo a sottolineare i compagni miei di squadra, i quali mi danno una mano, parliamo spesso durante gli allenamenti, sia con Totò che con Roberto, che con la maggior parte dei compagni miei, quindi li devo assolutamente ringraziare. Per me questo è il primo anno fuori casa, diciamo, quindi mi dovevo un pochettino abituare a non essere a casa mia, ecco. Però diciamo che i compagni mi stanno dando una grandissima mano, stiamo ritrovando questo Oggi feeling. c'è stato questo feeling con tutti gli attaccanti, possiamo Assolutamente dirlo. sì, sia con Danilo, con il quale giochiamo da ormai anni insieme, ma soprattutto con Vittorio. Ottimo lavoro sicuramente dei centrali e anche di Luigi Porfido, sicuramente uno dei miei punti di riferimento sicuramente in attacco. E ora prossimi impegni, sabato prossimo la Raffaella è impegnata a Cosenza. E poi la domenica successiva in casa con Palermo. Come vedi queste due partite? Come vi preparerete? Perché sono due partite importanti, diciamo, in un momento cruciale della stagione. Assolutamente sì, noi già da martedì iniziamo a lavorare con la testa per giocare contro Cosenza, che sicuramente non sarà una partita facile, e noi ce la metteremo sicuramente tutta per portare a casa i 3 punti domenica e poi piano piano penseremo anche alla prossima partita. Grazie a lei.